Ormai le vittorie del Torgiano non dovrebbero fare più notizia, perché la matricola terribile dell'Eccellenza Umbra, dopo aver sfatato i pronostici che la vedevano sfavorita con il Bastia, il Todi, il Fosso Ombrone, riporta dal difficile campo sintetico di Budoni nella finale per l'assegnazione di un posto nel campionato nazionale dilettanti un preziosissimo 1-0 che ha quasi i dolci sentori e il retrogusto di Serie D. Eppure sia per timore iniziale contro un Budoni dai nomi altisonanti con varie esperienze tra i professionisti come Siazzu, Manunza, Ruggeri, Cerbone e la bestia nera del Perugia Pisano, sia per il clima da torsida che il comunale in terra sarda offriva con gli spalti al limite della capienza che davano ai locali il 12° uomo in campo. Gli umbri partivano in sordina e soffrivano un po' soprattutto nei primi 20 minuti per poi alzare la testa e capire che qualcosa di buono si poteva riportare a casa. Da elogiare sicuramente in primis il mister Giampiero Ortolani, che non ha sbagliato niente e ha saputo interpretare magistralmente la gara. E nessun elogio è da fare in particolare per un giocatore, ma la forza del Torgiano è sempre stato il gruppo dall'inizio della stagione. La cronaca vede già al secondo minuto Siazzu protagonista con questa punizione che mette i brividi a Narcisi. Al nono il comunale isolano esplode letteralmente quando Pisano mette in fondo al sacco su assist di Ruggeri, ma Manganiello, Di Castello e Pinerolo annulla per la pronta segnalazione del fuorigioco fatta dal suo assistente. Si arriva così al 20° quando il Torgiano alza la testa e dopo un bel fraseggio fra Caporali e Gentili Di Giuseppe protegge palla, si gira, ma la conclusione non impensierisce il forte portiere locale Corsi. Passano 4 minuti e ancora Caporali, dopo una delle sue solite discese sulla sinistra, vede Fanini solo sul lato opposto. Lo serve, conclusione al volo che però è di quelle da dimenticare. E così il primo tempo sfila blando su tutti e due i fronti. A dargli scossa ci pensa l'argentino Portanova, assoluto padrone degli spazi aerei, che al 46° su cross di Piras manda alto. Nel secondo tempo quello che viene fuori dagli spogliatoi è un Torgiano diverso, più consapevole delle proprie potenzialità. È già al 7° e Pellegrini è entrato al posto di Di Giuseppe a mettere i brividi ai locali quando, scattato sul filo del fuorigioco, spreca così la ghiotta occasione a tu per tu con Corsi. Qui l'estremo difensore ospite accusa dei problemi alla caviglia e il gioco si ferma per diversi minuti. Rimane comunque in campo per assistere all'ennesima prova di potenza aerea di Portanova su angolo di Piras, ma subito dopo chiede il cambio e a rimpiazzarlo il giovane Pili. Al 22° entra anche Cerbone e questo cambio fa bene ai locali, che hanno il loro momento migliore. E per il Torgiano inizia il quarto d'ora di inferno Budoni, che riesce comunque a contenere grazie all'aiuto della Dea Bendata, che gli dà una mano al 25°, quando per Siazzu, dopo il millimetrico lancio di Cerbone, sembra fatta. Mette a sedere Faloia, supera Narcisi, ma la palla impatta sulla parte bassa della traversa, finisce sulla linea e torna in campo nell'incredulità dei tifosi locali. E dall'inferno nel momento migliore dei locali si passa alla gioia incontenibile dell'infinita passione di Torgiano. Minuto 37, Pellegrini dalla destra vede Farinelli, lo serve, scontro con il centrale a Raiz che sembra avere la meglio, ma il giovane torgianese riesce con un tunnel su Portanova a servire Gentili, portiere da una parte e palla dall'altra. Forcing finale del Budoni e qui esce la vena anima di Narcisi che salva il risultato sul tiro di Cerbone. Ma non c'è tempo per altro, dopo 6 minuti di recupero la partita finisce con le proteste dei locali verso la terna arbitrale che a nostro modesto parere ha sbagliato poco o niente. Appuntamento a tra 7 giorni al Fausto Bracca, con il vantaggio di non avere contro né Siazzu né Portanova, ammoniti e diffidati per il prossimo match, e soprattutto quello di giocare tra le mura amiche dove in campo ci sarà anche l'infinita passione torgianese. Ma come dice il mister Ortolani a fine gara, mai abbassare la guardia, e al lavoro già da martedì per arrivare a domenica con la massima concentrazione.